Grazie perché ancora una volta, qui a Grosseto, stiamo facendo vedere, non raccontando, ma stiamo facendo vedere come si innova la politica. Stiamo facendo vedere come si fa per costruire un progetto politico vincente. La Toscana ci guarda. Noi siamo in questo momento l'esperimento di punta della Toscana. Il popolo della libertà si costruisce nel crogiolo di questa esperienza, qui a Grosseto, dimenticando ogni possibile ragione di contrasto per concentrare invece l'attenzione delle forze tutte sulle ragioni dell'unità, che sono il valore che noi proponiamo alla nostra gente. Grazie a tutti, perché avete deciso di sostenere con il vostro impegno le tante parole che avete speso con me per convincermi ad accettare questa difficile battaglia. Grazie a tutti uno per uno, perché so che ce la metterete tutta. Grazie soprattutto a chi ha accettato, anzi ha chiesto, di candidarsi nei collegi più difficili, in quelli dove non c'è nemmeno la teorica possibilità di essere eletti, in quelli dove c'è soltanto da affrontare campagne elettorali dure contro avversari più forti numericamente, ma in cui noi andiamo con la freschezza del nostro entusiasmo e con la certezza di poter portare qualcosa di buono su cui discutere. Noi siamo, lo dicevo prima a Follonica, rappresentiamo il presente della politica, ma soprattutto il futuro della politica. Gli altri rappresentano il passato, rappresentano ciò che la storia ormai ha già archiviato e che la coscienza collettiva archivierà presto, avvalendosi di quei grandi bagni di democrazia che sono gli appuntamenti elettorali. Grazie a tutti, grazie a quelli che saranno eletti, che poi si troveranno a governare, grazie a quelli che sanno già da ora che non saranno eletti e che si impegneranno forse con più forza di quelli che saranno eletti. Grazie a tutti, uno per uno, grazie per quello che avete fatto, ma soprattutto, e il grazie più convinto ve lo dirò quando avremo finito, grazie per quello che farete. Auguri a tutti e per tutti gli innamorati, anche quelli innamorati del PDL.